Mele, Giulio, c'hai delega? No, non ho delega, assisto solamente. Assisto, Grazie, buongiorno a perfetto. tutti. Buongiorno a tutti. Consigliere Allora. Citraro, delega o assiste? Assisto, assisto. Perfetto. E intanto buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e apriamo questa seduta odierna alle ore 10 del 6 di dicembre. Abbiamo convocato questa commissione in bilancio proprio perché si ritenevamo utile, insomma, che si potesse, date le tempistiche, rendere edotti in maniera adeguata i consiglieri rispetto a quanto emerso dalla recente decisione, la sentenza dei conti dei conti, in ordine al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce. Io ho invitato in questa seduta il sindaco, nonché assessore al bilancio, Carlo Salvemini, che non so se è già entrato. No, non ancora. Vabbè, ora magari cerco di sollecitare. È il dirigente Frugis, però. Il dirigente Frugis, anche egli lo. Sì, salve, ci sono, ci sono. Presidente, perfetto. Che sono presente, l'ho scritto in chat per non interrompere. Sì, vi vedo, Roberto. Ok, volevo, intanto non so se, quindi Ciopi, tu per quanto attiene le presenze, mano a mano stai registrando. Sì, tra macere. Okay. Presidente, presidente, posso, presidente no, prima di inizio, potrei fare una domanda? Scusami, non, buongiorno. Ho detto prima di iniziare nel merito della discussione, posso fare una domanda? Certamente. Sì, vorrei capire perché non avete allegato nella documentazione la sentenza della Corte. E questa, cioè, questo è per noi consiglieri è un atto fondamentale. Non capisco per quale motivo non sia stata allegata, data l'importanza dell'argomento e data appunto, come lei giustamente ha detto, che lei ha avuto la precauzione di convocare questa commissione per rendere dotti i consiglieri della tragica, diciamo, notizia che abbiamo appreso. Però affinché i consiglieri siano edotti è opportuno sempre trasmettere la documentazione opportuna. Andrea, scusami se ti interrompo, è sì. Corretto che possa essere nella disponibilità? Volevo solo precisare che è stata convocata insomma, diciamo, urgenza, nel senso che non c'è stato neanche il tempo, l'ha fatta con cortesia, tra l'altro, il segretario anche fuori orario, fuori giorno. Io non ho avuto la possibilità di inserirla, ma non è un argomento che deve essere votato, verrà oggi illustrato il contenuto e al termine oggi stesso sarà cura tramite la segreteria farla pervenire a tutti i consiglieri componenti e anche noi. Va bene? Comunque sarà un'illustrazione, diciamo, oggi, e ovviamente non c'è niente oggetto di voto, per cui non però è corretto, insomma, che venga comunque messa nella disponibilità e verrà comunque inviata. Allora, ti dico chi mi risulta assente: Costantini, sì. Baglivo, Borgia, Giannotta, Martini, Occhineri e Poli Bortone, gli altri tutti presenti. Va bene, benissimo. Io non so solo se... Entrato il sindaco, sì. Perfetto, ecco quello che stavo chiedendo, perché non sono con computer, quindi ho un po' più di difficoltà a vedere i presenti. Allora, volevo solo dire come breve premessa, perché poi lascerò subito per l'illustrazione la parola al sindaco e per l'interlocuzione anche al dirigente Frugis, che la decisione intervenuta con delibera numero 173-2021 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia,
interviene a distanza del diciamo onorevole distanza dall'approvazione con deliberazione consiliare del 7 gennaio 2019 da parte del Comune di Lecce del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, piano delibera che era stato ovviamente corredato di idoneo parere da parte dei revisori e che successivamente inviata al Ministero dell'Interno, alla Commissione, alla COSFEL presso il Ministero dell'Interno, aveva ricevuto anche la validazione successiva al Ministero dell'Interno. Ci sono stati nel frattempo, in questi anni intercorsi, che sono diciamo una fattispecie un po' anomala per quello che normalmente avviene, una serie di interlocuzioni con la Corte dei Conti, anche legate al fatto che la Corte dei Conti stessa aveva sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale eccezione di incostituzionalità riferita alla normativa che aveva previsto insomma la possibilità di spalmare il riaccertamento straordinario dei, dei residui su base trentennale che avvenne nel 2015 durante insomma durante l'amministrazione Perrone. Ovviamente questa è una manovra che è stata fatta non solo dal Comune di Lecce ma per correttezza da diverse amministrazioni in Italia che si sono avvalse di quelle che all'epoca erano le possibilità che la legge si riteneva conferisse. Questa norma è stata ritenuta non costituzionalmente corretta, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale e da ultimo, perché ha avuto una plurima vicenda in questo senso, è stata diciamo dichiarata incostituzionale nel 2021, nel corrente anno. E successivamente, dato il problema che si è posto a una pletora di comuni che si trovavano tutti nelle stesse condizioni, alcuni versavano in situazioni finanziarie ovviamente di maggiore gravità, lo Stato con il decreto sostegni bis ha disposto in ordine alle incombenze derivanti quindi dalla disposizione dalla sentenza della Corte Costituzionale, consentendo quindi di spalmare questo ulteriore disavanzo in 10 annualità e a una serie di enti, tra cui il Comune di Lecce, diciamo che quelli che si trovavano in determinate situazioni contabili, ha consentito di utilizzare delle risorse che impattavano sulla prima e la seconda annualità per intero e sulla terza in quota parte. Non voglio aggiungere molto altro, dico solo che la Corte dei Conti ha giudicato a suo giudizio ha valutato insufficiente il piano di riequilibrio finanziario per fronteggiare la situazione derivante dai conti del Comune di Lecce e a fronte di questa pronuncia al momento ci sono i 30 giorni che la legge consegna per la possibilità di effettuare il ricorso e negli ulteriori 30 giorni è prevista la pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei Conti e successivamente la pubblicazione della relativa decisione. Passerei quindi la parola al sindaco assessore Bilancio perché possa dare dei maggiori ragguagli e fornire insomma tutti i chiarimenti necessari in ordine a questo elemento di novità. Grazie. Presidente, scusa, solo per dire che sono presente. Martino. Sì, Rino. Anche grazie. Io. Anche io, Presidente, Marco Giannotto. Anche grazie, anche... Ciopi sta registrando tutti quelli che sono legge presenti nel video. Grazie comunque. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti e a tutti. Credo di non poter aggiungere molto rispetto a quello che in parte è già una acquisizione di conoscenze maturate nelle ultime
ultime ore. La sentenza c'è, è arrivata nei nostri uffici giovedì 2 dicembre. Però era naturalmente doveroso, oltre alle dichiarazioni pubbliche, oltre ai comunicati stampa, oltre alle interviste, dare conto alla prima occasione utile ai consiglieri comunali attraverso l'audizione in commissione bilancio. Quindi sono qui per un atto anche di rispetto alla massima, diciamo, assise cittadina verso le sue emanazioni. E quello che è emerso credo che sia abbastanza ormai chiaro. Secondo le procedure previste dal 243 bis, la sezione di controllo della Corte dei Conti Puglia ha espresso la sua valutazione sulla sostenibilità della norma di riequilibrio che noi approvammo, ricordo, il 7 gennaio del 2019. Il primo scoglio lo superammo attraverso l'acquisizione del parere favorevole della Commissione Finanze degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni, che poi trasmise gli atti alla Corte dei Conti Puglia. Da qui è cominciato un lungo e tortuoso cammino che è durato ben 36 mesi, nel corso dei quali, rispetto alla procedura di valutazione, si è ritenuto di impugnare per due volte consecutive una legge dello Stato sulla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità, una legge del 2015, di cui il Comune di Lecce si era avvalso. Quindi con due successive impugnative alla Corte Costituzionale, che hanno prodotto due successive bocciature della legge da parte della Corte, due successivi provvedimenti adottati dal Parlamento di nuova contabilizzazione al fine anche di salvaguardare i bilanci dei comuni, tanti in Italia, che se n'erano legittimamente avvalsi, essendo una legge dello Stato. Questo ha fatto sì che noi fossimo sospesi per 3 anni e oggi è giunta questa pronuncia, che naturalmente è molto per noi delicata, perché ci consente al momento di poter avviare un ricorso in sede di sezioni riunite della Corte dei Conti al fine di ribaltarne l'esito, attraverso motivazioni che siamo nelle condizioni di poter evidentemente offrire, per rispondere anche a quello che è la dottrina e poi in qualche modo anche la norma definiscono come valutazione di evolutiva del bilancio dell'ente rispetto agli andamenti che si sono succeduti negli ultimi 3 anni. E come ho avuto modo di anticipare, è evidente che oggi, per la nostra valutazione, ma che può essere anche considerata oggettiva, non esistono i presupposti perché Lecce possa essere dichiarato comune in dissesto, in quanto esso risponde all'adempimento delle proprie obbligazioni. Il Comune viene dichiarato in dissesto quando non è più in condizione di poter pagare beni e servizi. Cosa è accaduto dal 2019 ad oggi? Alcuni dati sono recuperabili da questa articolata sentenza di 107 pagine, che naturalmente è molto tecnica e quindi non di semplicissima lettura. Ma noi siamo partiti da un'anticipazione di tesoreria
non restituita al 31-12 di 17 milioni di euro, come viene documentato, oggi siamo con una cassa positiva. Questo significa che siamo nelle condizioni di poter restituire alla banca quanto essa ci presta per la gestione delle momentanee difficoltà di cassa, e addirittura abbiamo una cassa positiva, abbiamo soldi in cassa per circa 9-10 milioni di euro, per l'ultimo dato che potremmo desumere dal 31-12 del 2021. Abbiamo, rispetto al 2018-17, ridotto di oltre un terzo i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, siamo passati da 140-150 giorni a circa 50 giorni. Abbiamo regolarmente sempre tenuto termini di pagamento di tutte le spese del personale, di tutte le spese contrattualizzate, e contestualmente paghiamo regolarmente quindi i debiti, ma abbiamo anche portato in approvazione una ingente massa di debiti fuori bilancio da sentenze e anche per accordi transattivi ai sensi del 194,1 lettera E, che erano nascenti da diversi anni nelle cassette del comune, che ci siamo caricati. Che ci siamo incaricati di riconoscere nell'interesse della cittadinanza e nel riconoscimento dei diritti dei legittimi creditori. Oggi ho avuto una testimonianza molto significativa, a mio giudizio, personale e professionale, da parte del dirigente dei servizi finanziari del Comune di Lecce, prima dell'avvicendamento, il dottor Laudise, il quale si dichiarava stupito di un provvedimento che evidentemente non tiene conto di cosa del lavoro piuttosto significativo, impegnativo e anche faticoso compiuto in questi tre anni, perché la fotografia di quello che era e di quello che è oggettivamente diversa. Questo non significa che le difficoltà economico-finanziarie siano superate, non significa che l'amministrazione comunale di Lecce, al pari di tanti altri comuni, non debba ulteriormente migliorare la gestione di alcune voci del suo bilancio, a iniziare dalla capacità di riscossione dei crediti iscritti in bilancio e alla capacità anche di rendere più efficiente la lotta all'evasione. Ma vorrei che si tenesse conto che noi abbiamo potuto raggiungere questi importanti risultati pur in un triennio scandito dalla più grave crisi economico-finanziaria che abbia colpito il paese dal dopoguerra ad oggi, e che ha avuto inevitabili e oggettive ripercussioni sul sistema di governo degli enti locali. E noi abbiamo fatto fronte alla gestione ordinaria, alla gestione straordinaria pandemica, e abbiamo anche rimediato alle note ormai evidenti carenze di organico di bilancio. Siamo stati in piedi e siamo in piedi sia nella gestione dei servizi correnti sia nella progettazione del futuro di questa città. Quindi considero che vi siano le condizioni per poter convincere la sezione di Unite di considerare Lecce sulla strada di un risanamento che non a caso era stato comunque programmato sui 15 anni, e quindi ha necessità di doversi misurare con un periodo medio, e quindi confidiamo di poter, attraverso un ricorso che deve tener conto di quanto è scritto, ma deve tener conto anche di quello che pur scritto non corrisponde, nel nostro giudizio, a una piena e convincente valutazione della situazione di fatto, convincerli che siamo sulla strada di un virtuoso, per quanto faticoso, risanamento.
Per tutto ciò che riguarda gli aspetti più tecnici, naturalmente, come giustamente veniva osservato dal consigliere Pasquino, c'è la necessità per ciascuno di voi di poterla leggere approfonditamente. C'è comunque qui il dottor Fugis per gli ulteriori aspetti di dettaglio che possono rendersi necessari. E io non ho avuto nessuna intenzione, per quanto mi sia stato quasi rimproverato di voler scaricare sul passato responsabilità e aprire processi politici. Oggi io sono concentrato e impegnato esclusivamente a salvaguardare gli interessi della città, a salvaguardare gli interessi di chi lavora per l'amministrazione, dei cittadini che già da anni in qualche modo subiscono l'onere di una gestione che ha portato inevitabilmente la pressione fiscale al massimo. E ho voluto semplicemente ricordare che la scelta della manovra di riequilibrio scaturiva da una evidente situazione di grossa sofferenza che purtroppo rimaneva tale nonostante le operazioni straordinarie a cui l'amministrazione comunale aveva già fatto ricorso per venirne fuori. Quindi ricordo che tra il 2014 e il 2015 ci fu l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui che imposa al comune di Lecce, come a tutti i comuni che vi fecero ricorso, di procedere a una cancellazione di crediti iscritti a bilancio che non avevano più giustificazione e che rischiavano di giustificare impegni di spesa non coperti da entrate, un'operazione che quindi determinò un obbligo di rientro del disavanzo in circa 30 anni. Poi l'amministrazione comunale ricorse alla famigerata legge del 2015 per l'anticipazione di cassa alla depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti commerciali che erano non soddisfatti alla data del 31-12 del 2014. Quindi seconda operazione straordinaria. Terza operazione straordinaria che fu varata in quegli anni fu il piano di alienazione del patrimonio pubblico che comunque portò nelle casse dell'ente, se non sbaglio, circa 20 milioni di euro. Ecco, nonostante questi interventi assolutamente straordinari, il comune si trovava tra il 2018 e il 2019 in una situazione che era quella che vi ho appena richiamato, massa debitoria presente negli uffici che non veniva portata all'attenzione del Consiglio Comunale, creditori che reclamavano il pagamento di quanto loro dovuto, ritardi nei pagamenti, anticipazioni di serrureria non restituite, e quindi quella valutazione che teneva conto delle condizioni di contesto, delle scelte già compiute e delle difficoltà persistenti a convincere il sottoscritto e la sua maggioranza di voler intraprendere questo percorso appunto di risanamento attraverso una norma dello Stato. E all'epoca ci furono anche polemiche perché sembrava che quello che veniva rappresentato come situazione di grave crisi fosse un eccesso di pessimismo o catastrofismo contabile. Credo che la lettura delle 107 pagine da questo punto di vista sia abbastanza chiara, venne riportata la situazione oggettiva. Quello che oggi si rimprovera attraverso una lettura che non condividiamo in tutti i passaggi, che le misure messe in campo per poter rimediare siano addirittura non sufficienti per scongiurare il dissesto. Questo è il punto di frizione tra noi e la Corte dei Conti Pubblica. Vediamo di verificare se le sezioni riunite avranno daranno una interpretazione diversa delle nostre motivazioni.
Grazie, ringrazio il sindaco per questa esposizione. Volevo soltanto precisare, qualora non fosse chiaro, per il momento l'amministrazione è nel pieno dei suoi poteri, gestisce tranquillamente, ordinariamente e straordinariamente l'attività politico-amministrativa, non ci sono impatti. Noi abbiamo 30 giorni per depositare il ricorso, quindi entro il 2 di gennaio, e poi credo abbiano altri 30 giorni le sezioni riunite per potersi esprimere. Quindi diciamo fino a quella data non cambia nulla. Poi verificheremo sulla base del pronunciamento quale sarà la decisione, se di accoglimento delle ragioni dell'ente oppure di conferma delle valutazioni della sezione Corte dei Conti Puglia, e a quel punto imporrebbe al Consiglio Comunale la dichiarazione. Grazie sindaco. Prima di passare la parola al dirigente dottor Frugis e a ricordare anche a beneficio di tutti, anche del pubblico che ci ascolta, che ci sono poi ulteriori 30 giorni per la decisione delle sezioni riunite e successivamente ci sarebbe la pubblicazione della decisione sul ricorso. Vorrei appunto passare entrare un po' più nel merito magari di quanto rassegnato con la decisione della Corte dei Conti, la parola al dirigente, al dottor Frugis, chiedendogli anche in particolare se si può un po' anche soffermare su un dato in particolare. La Corte dei Conti nel prendere questa determinazione va sottolineato che era lo stesso ente, insomma, che aveva proposto ricorso alla Corte Costituzionale in ragione dell'applicazione della normativa sul riaccertamento straordinario dei residui attivi che era stata attuata dal Comune di Lecce come da altri enti locali. E in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale si è determinato ovviamente un maggior disavanzo dall'accantonamento delle somme del FAL, del Fondo di Anticipazione di Liquidità. E quindi diciamo, in ragione di ciò, ci sono poi dei passaggi in cui la Corte sostanzialmente fa un raffronto fra il disavanzo accertato al 31 dicembre 2020 e il disavanzo atteso. In questi passaggi c'è una discrasia con quello che è, perciò chiedo anche al dirigente di essere un po', diciamo, di entrare nel merito di questa particolarità, perché il rendiconto di gestione del 2020 del Comune di Lecce afferma testualmente: il rendiconto 2020 doveva chiudersi con un disavanzo non peggiorativo rispetto all'importo di 98.602.900, chiudendosi con un disavanzo di 83.283.293,19, la quota di disavanzo posta a carico degli esercizi 2021, 2022 e 2023 e scaturente dal rendiconto 19 può dirsi integralmente recuperata, perché vi ricordo che nel 2019 si era sforato di circa 6 milioni, se ricordo bene, rispetto alle attese, e era stato programmato il recupero nelle tre annualità successive. Nel 2020 non solo è stato integralmente recuperato queste tre annualità, ma si è accelerato rispetto al recupero del disavanzo, conseguendo un risultato di 83 milioni rispetto a quello ipotizzato alla annualità 2020 di 98,6. Quindi diciamo il dato del rendiconto di gestione testimoniava che non solo si era in linea con quanto previsto secondo la strutturazione del piano di equilibrio, ma si andava anche a una velocità accelerata. Ovviamente col ricorso alla Corte Costituzionale, la pronuncia e la diversa appostazione a bilancio delle somme del FAL, che pure c'erano anche prima, che oggi vengono appostate in maniera differente, i saldi vengono letti in maniera diversa. Ecco, vorrei che insieme alla lettura che ci darà un po' più organica il dirigente potesse anche darci contezza di questo, che testimonia insomma un po' del perché ci sia questa lettura differente. Prego, dirigente.
Sì, grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Allora, io ho passato il fine settimana a studiare attentamente la delibera della Corte dei Conti e chiaramente mi sono fatto un'idea. L'idea è che chiaramente la delibera stigmatizza, come dire, in maniera impietosa tutta una serie di operazioni contabili dal 2000, diciamo, dal riaccertamento straordinario a oggi. In alcuni casi lo fa a ragione, ma in molti passaggi, come dire, ravviso un'eccessiva severità e anche una mancata considerazione di quelli che sono stati gli oggettivi miglioramenti dell'ultima fase. Nei corsi di contabilità ci insegnano che il dissesto non è una scelta, ma è una condizione. Cioè il Comune non sceglie di deliberare il dissesto, ma si trova in una condizione di dissesto. Chiedo scusa, Presidente, ho il ritorno della mia voce, penso dal computer di qualche consigliere, un po' fastidioso. Magari, scusami, magari se il segretario Sciopi può tacitare gli altri microfoni in modo da evitare i ritorni in cuffia anche. Mi sembrano tutti tacitati, eh? Va bene. Solo il tuo è aperto, un secondo solo. No, solo il tuo è chiuso, chiusi tutti. Va bene, grazie. Prego. Dicevo, nei corsi di contabilità ci insegnano che il dissesto finanziario del Comune non è una scelta, ma una condizione. Cioè il Comune si trova oggettivamente in una condizione di dissesto. In questo non c'è, diciamo, discrezionalità. Dice l'articolo 244, sia stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui è l'articolo 193 o di cui è l'articolo 194, vale a dire le modalità ordinarie, cioè variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri, applicazione dell'avanzo e via discorrendo. Allora, io, diciamo, posso rassicurare sul fatto che oggi, al 6 dicembre 2021, il Comune di Lecce non si trova in una condizione di dissesto. Cioè, seppur in una condizione finanziaria grave, gravissima, il Comune di Lecce è in grado di adempiere alle sue obbligazioni, paga regolarmente gli stipendi, abbiamo saldo positivo in cassa da circa un mese, onora le sentenze, anzi, come ovviamente sapete, essendo stati chiamati ad approvarle, nell'ultimo mese di novembre il Consiglio Comunale ha deliberato decine e decine di debiti fuori bilancio, di cui alcuni con importi milionari, che sono stati finanziati come? Sono stati finanziati attraverso un cospicuo accantonamento al fondo contenzioso nell'ambito dell'ultimo rendiconto. Nell'ultimo rendiconto il fondo contenzioso è stato portato ad un accantonamento monstro di 15 milioni e 4. Quindi un importo che non aveva mai raggiunto negli esercizi precedenti, perché nell'ultimo rendiconto il fondo contenzioso è stato quantificato a regime. Cioè è stata fatta una ricognizione puntuale, intanto di tutte le sentenze che andavano riconosciute, quindi a piedi lista. In più è stato fatto un calcolo di tutte le cause in itinere per le quali ho chiesto all'Avvocatura Comunale di quantificare la percentuale di soccombenza. Non si sarebbe potuto portare in Consiglio Comunale tutto quell'ammontare di debiti fuori bilancio se non fosse stato fatto quell'accantonamento al rendiconto. La cassa è positiva da un mese, perché? Perché chiaramente quest'anno la Tari ha avuto 4 rate coincidenti con gli ultimi mesi dell'anno, quindi sostanzialmente nei primi mesi dell'anno abbiamo pagato chiaramente le fatture ordinarie, di cui la fattura dell'igiene urbana è una di quelle più pesanti, quindi sostanzialmente il Comune ha solo pagato nei primi mesi dell'anno. Poi abbiamo avuto la prima rata IMU a giugno, e adesso stiamo incassando da settembre le rate della Tari. Adesso, fra 10 giorni, cominceranno ad affluire gli incassi dalla seconda rata IMU. Per cui io sono sicuro che al 31 dicembre 2021 il Comune chiuderà con un saldo di cassa positivo
esattamente come ho fatto l'anno scorso, e con un saldo di cassa che secondo me sarà superiore a quello dell'anno precedente, che da un punto di vista finanziario significherà stare tecnicamente in utilizzo di fondi vincolati, perché come dire, le patologie di cassa nell'ente locale sono utilizzo di fondi vincolati o anticipazione di tesoreria. Utilizzo di fondi vincolati sia quando l'ente utilizza fondi vincolati per pagare spese correnti. Anticipazione di tesoreria quando l'ente ha esaurito tutti i fondi vincolati e sostanzialmente prende il denaro in prestito dalla banca per pagare spese correnti. Noi diciamo nel rendiconto 2020 il comune ha chiuso con utilizzo di fondi di cassa positiva e utilizzo di fondi vincolati. Secondo me nel 31 dicembre 2021 il comune chiuderà con, nella peggiore delle ipotesi, in utilizzo di fondi vincolati. E se le cose andranno molto bene, forse riuscirà anche a uscire dall'utilizzo di fondi vincolati. Ma in ogni caso è una situazione che è sicuramente migliorativa a quella degli anni precedenti, dove il comune per diversi anni consecutivi aveva chiuso in anticipazione di tesoreria. Addirittura nel piano di riequilibrio veniva certificato un'anticipazione di tesoreria con uno scoperto di 30 milioni, anzi di 32 milioni, lo trovate a pagina 3 del piano di riequilibrio. Con questo cosa vi voglio dire? Che i parametri finanziari del comune, seppur in una situazione grave, gravissima, peraltro ben nota perché certificata dai consuntivi degli ultimi 10 anni, nonché dallo stesso piano di riequilibrio, la situazione finanziaria del comune non è una situazione di dissesto. È una situazione in cui, diciamo, la fotografia dei conti del piano restituiscono ad un giudice contabile che non è mai entrato all'interno del comune di Lecce una situazione più grave di quella reale. Ma d'altronde, come dire, il giudice contabile guarda la freddezza dei numeri che offrono in alcuni frangenti dei numeri impietosi. Per esempio, quando il giudice dice voi avete 21 milioni di euro di residui passivi ante 2016, il giudice, ragionando secondo quello che dice il legislatore della contabilità armonizzata, arriva alla conseguenza di dire voi avete 21 milioni di euro di residui passivi ante 2016, ritenendo che questi residui passivi siano debiti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti dei terzi. Allora io, da quella che è la mia esperienza nel comune di Lecce, ritengo che quei 21 milioni di euro di residui passivi ante 2016 siano in minima parte debiti nei confronti di creditori, ma in molti casi corrispondono a vecchi accantonamenti contabili che si facevano secondo, come dire, l'ordinamento contabile pre-armonizzato, fondi su cui prima si imputavano spese anche di competenza, una pratica contabile a cui adesso oramai non si fa più ricorso, perché le fatture di competenza vengono imputate a impegni di spesa di competenza. Quei residui passivi non vengono movimentati perché oggi non vengono più utilizzati. Io non consento più di utilizzare quei residui per pagare spese correnti. Né ritengo che ci siano fornitori che debbano fatturare al comune prestazioni rese negli anni 2016 e precedenti. Da un punto di vista invece del lato attivo, la Corte dei Conti rimprovera al comune di avere una massa attiva irreale su cui non vengono riscontrati, registrati adeguati incassi e non adeguatamente svalutati. Anche su questo, se è vero come è vero che il comune di Lecce ha una difficoltà patologica nell'incassare i residui attivi, è vero pure che il nostro FCTE è pari a 82 milioni di euro su 144 milioni di residui attivi, cioè pari al 57%. Se consideriamo i residui attivi dei titoli primo e terzo, cioè quei residui che effettivamente sono crediti nei confronti dei contribuenti o nei confronti di terzi che devono essere soggetti a svalutazione, il fondo crediti è pari a 82% su 100 milioni.
Se andate a guardare le percentuali di svalutazione dei residui attivi di altri comuni della dimensione demografica di Lecce del Sud Italia, troverete le stesse percentuali. Cioè, io non ritengo che il fondo crediti del comune di Lecce sia inadeguato rispetto alla massa attiva. Sicuramente c'è un problema di riscossione che non scopriamo oggi, e sicuramente il problema di riscossione dei residui attivi non poteva essere risolto durante la pandemia, in cui per oltre un anno si è bloccata completamente la riscossione coattiva, facendoci registrare incassi zero sui residui. Ma questo non solo il comune di Lecce, tutti i comuni hanno avuto il blocco della riscossione coattiva. Quindi se il comune aveva un problema cronico e patologico di riscossione dei residui attivi, certamente non lo poteva risolvere nell'anno del Covid, ma non per sua volontà, per inefficienza, perché, come dire, Equitalia non ha più mandato le cartelle e quindi le movimentazioni al residuo non ci sono state per il comune di Lecce come per altri comuni. Quindi io mi sono fatto questa, per quella che è la lettura della sentenza e la mia conoscenza della situazione finanziaria del comune, io ritengo che il comune di Lecce non abbia una massa passiva, intanto non ha una massa passiva superiore a quella che appare in bilancio. Non è un comune che sottostima le obbligazioni passive, tant'è vero che il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere debiti fuori bilancio di cui è la lettera A, non lettera E. Cioè non vengono affidati servizi per 100 e impegnato 10, gli impegni vengono assunti per intero. Io ritengo che sarebbe un vero peccato se il comune andasse in dissesto, perché secondo me con un lavoro, diciamo, lungo, accurato e laborioso di identificazione della massa passiva, potrebbe venire fuori una situazione per cui la massa passiva vera del comune è inferiore, di gran lunga inferiore a quello che restituisce l'ammontare dei residui passivi. E potrebbe venire fuori che la massa attiva, residuo, è sufficiente a coprire la massa passiva. Quindi io non... Se il comune, nella peggiore delle ipotesi, andasse in dissesto, io l'idea che mi sono fatto è che sarebbe un dissesto che una commissione di liquidazione potrebbe chiudere in tempi non lunghissimi, proprio perché il lavoro che fa una commissione di liquidazione è quello di fare un avviso ai creditori dicendo portatemi i titoli giuridici in base ai quali dimostrate di avere crediti nei confronti del comune di Lecce. E dopodiché vi paghiamo a piedi lista in base alla quantificazione della massa attiva. Io non ritengo, ecco, che la quantificazione della massa passiva del comune di Lecce sia superiore a quella che appare in bilancio, anzi ritengo che sia molto, molto, molto di gran lunga inferiore. Io come dirigente di ragioneria non ricevo, onestamente, solleciti di pagamenti di fatture. Se vi faccio vedere l'ammontare delle liquidazioni giacenti in ragioneria, al momento non sono superiori a 10, 15, 20 atti di liquidazione. A livello di tempi medi di pagamento, il giudice ci dice che il nostro indicatore dei tempi medi di pagamento dovrebbe avere una cifra negativa, cioè significa che dovremmo pagare le fatture non oltre i 30 giorni. Allora, questo comune ha approvato un piano di riequilibrio in cui aveva tempi medi di pagamento pari a 150 giorni. Oggi li ha divisi per 3. Significa che paghiamo con 50 giorni di ritardo, ma sono pur sempre 50 e non 150, cioè il valore con il quale siamo partiti con l'approvazione del piano di riequilibrio, numeri certificati. Quindi voglio dire, c'è un miglioramento avvenuto nei primi anni del piano. Certamente non è un indicatore di virtuosità pagare con 50 giorni di ritardo, ma non sono nemmeno i 150 che avevamo con l'approvazione del piano di riequilibrio. E né si poteva pensare che nel giro di meno di 3 anni dall'approvazione del piano il comune passasse da 150 giorni di ritardo a 0 o addirittura a un numero negativo. Quindi io ritengo che seppur in un contesto di crisi finanziaria, peraltro dichiarata all'interno del piano di riequilibrio, la situazione non sia una situazione di dissesto. Peraltro, come diceva il presidente Molendini, è come dire, dire che il comune oggi ha un importo di un disavanzo superiore
a quello che aveva all'inizio del piano, significa comparare grandezze che non sono omogenee. Perché con le due sentenze della Corte Costituzionale che hanno colpito le modalità di quantificazione del FAL, il Comune ha peggiorato il disavanzo di 30 milioni. Proprio perché quando è stato approvato il piano di riequilibrio, il FAL, Fondo Anticipazione di Liquidità, non era considerato una quota di disavanzo. Dopodiché la Corte Costituzionale ha detto che va considerato come quota di disavanzo e quindi il disavanzo in automatico è peggiorato di 30 milioni. Ma è peggiorato di 30 milioni per il Comune di Lecce come per tutti i comuni che avevano il FAL. Quindi, come dire, comparare due disavanzi in due momenti in cui erano in vigore regole contabili diverse e dire che il disavanzo è peggiorato non mi sembra, come dire, un ragionamento indice di grande onestà intellettuale. È peggiorato perché sono cambiate le modalità di calcolo, ma come dire, al momento il Comune di Lecce rispetta il cronoprogramma di recupero dei disavanzi previsto nel piano di riequilibrio. D'altronde, voglio dire, per precisare, il piano di riequilibrio è stato approvato a gennaio del 2019. Il rendiconto 2019 si è chiuso con un ulteriore disavanzo di oltre 6 milioni. Nel rendiconto 2020 questo disavanzo è stato recuperato e il Comune si è allineato con i cronoprogrammi di recupero cioè il cronoprogramma aggiornato alle nuove modalità di calcolo del disavanzo. Quindi, come dire, se il Comune fosse stato in una situazione di dissesto, io penso che il Comune non avrebbe dovuto nemmeno aspettare la Corte dei Conti, lo avrebbe già dichiarato per l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, cose che invece il Comune continua a fare. Il Comune continua a pagare regolarmente gli stipendi e a onorare tutti i debiti nei confronti dei fornitori prima di quanto non facesse prima. Allora, al netto di quelle che sono le irregolarità contabili rilevate dai giudici, alcune delle quali, vi dico in onestà intellettuale, alcune delle quali sono incontestabili, come ad esempio quando a pagina 2 si dice che nel riaccertamento dei residui all'esito del piano di riequilibrio sono stati mantenuti residui attivi a partire dal 1990 e residui passivi risalenti al 1981. Pagina 2, subito all'inizio. Questo è un problema grossissimo, cioè la pulizia dei residui attivi e passivi è un lavoro lungo e laborioso che richiede, diciamo, di scartabellare documenti degli archivi del Comune per capire gli impegni di spesa, come sono stati assunti, a fronte di quali obbligazioni, se ci sono obbligazioni, se ci sono fatture da pagare, e questo anche dalla parte attiva. Se ci sono effettivamente partite aperte con Equitalia, somme da incassare, è un lavoro lungo e laborioso, che probabilmente, come dire, non si è avuto l'occasione, l'opportunità di fare, anche perché è un lavoro che richiede una task force di personale, perché è un lavoro, come dire, noioso, lento, laborioso, che probabilmente non si è avuto l'occasione di fare nemmeno col piano di riequilibrio, quando purtroppo c'era il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera per produrre, appena di conclamato dissesto, se non si fosse approvato il piano nei termini. Questo purtroppo è un lavoro che andava fatto dai primi anni di entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, quindi sostanzialmente dal 2013-2014, che ho cercato di fare negli ultimi anni al meglio delle mie possibilità e con le risorse che avevo a disposizione. Effettivamente negli ultimi due anni i residui, sia quelli attivi che quelli passivi, si sono ridotti. Il fondo crediti dubbi esigibilità è aumentato, ma probabilmente, come dire, per usarvi una metafora, è stato come un po' svuotare il mare con i secchi d'acqua, nel senso che abbiamo un po' svuotato il mare, ma rispetto alla massa di residui che c'era prima, era ancora troppo poco, e il giudice ce lo fa notare. Ritengo, ripeto, che al netto di quelle che sono effettivamente le criticità, ci sono alcuni aspetti di eccessiva severità, se non di accanimento del giudice nei nostri confronti, come quando dice che le spese del personale tendono ad aumentare, ma questo è impossibile, il Comune ha solamente pensionamenti, non fa nuove assunzioni,
quindi come possono aumentare le spese di personale? Il comune sta dismettendo contratti di affitto e invece in un passaggio dice il giudice che rileva un aumento dei pagamenti sui fitti passivi, ma in realtà molti pagamenti sono a residuo, quindi diciamo non è in aumento la spesa dei fitti attivi, anzi tutto il contrario, dei fitti passivi, anzi tutto il contrario, come pure la spesa di personale. E vi dicevo le modalità di quantificazione del disavanzo, i tempi medi di pagamento. Si dice che l'ente ha migliorato la cassa perché ha avuto i trasferimenti compensativi statali legati al Covid. Beh, li abbiamo avuti noi come comuni di Lecce, ma li hanno avuti tutti i comuni. La cassa è oggettivamente in miglioramento, anche non solo per i trasferimenti Covid. Non disprezziamo i trasferimenti statali se ci fanno aumentare la cassa. Dico, quindi, voglio dire, non è comunque un dato oggettivo. Il fatto che lo Stato ci abbia dato il fondo crediti, un trasferimento compensativo per il FAL, è un trasferimento che ci migliora la cassa a noi come a tanti altri comuni, come Napoli, come Torino, con tutti i comuni che hanno avuto il FAL. E questo sicuramente è un dato positivo, l'aver avuto questo trasferimento dallo Stato, che è un titolo giuridico a tutti gli effetti che possiamo, tra virgolette, vantare. Per quanto riguarda il FAL, voi sapete che la Corte Costituzionale ha ristretto l'arco temporale da 30 anni a 10 per ripianare il debito dal FAL. Si pone un problema per coprire il FAL per le restanti, diciamo, 7 annualità e mezza. Ma ripeto, è un problema macro, è un problema che ha il Comune di Lecce, è un problema serio, ma ce l'hanno tantissimi comuni, sono centinaia e centinaia in tutta Italia, comuni grossi, ripeto, come Napoli e Torino. Quindi se il problema si pone per il Comune di Lecce, si pone per tanti altri comuni, loro ci chiedono come intendete coprire il FAL nelle annualità dal 2024 in poi, cioè le annualità che a legislazione vigente non sono coperte dal contributo statale. Allora oggi a livello giuridico noi non possiamo vantare un contributo statale per le annualità successive al 2023, però sappiamo benissimo che è un problema macro, è un problema anche, come dire, di tenuta dei comuni, anche di tenuta sociale dei comuni. Sappiamo che il governo dovrà intervenire, perché faccio fatica a immaginare che lascerà andare in dissesto il comune di Torino o il comune di Napoli, essendo troppo grossi per fallire. E quindi, diciamo, se ci dovrà essere un intervento del governo, magari anche nella prossima legge di bilancio, ne beneficerà anche necessariamente il comune di Lecce. Anche nella quantificazione del fondo contenzioso, io, diciamo, mi vanto di aver quantificato il fondo contenzioso all'euro nella maniera più prudenziale possibile, e anche lì, anche sulle cose buone, il giudice dice che il fondo contenzioso per il 2020 era carente, ma io mi verrebbe di rispondergli che se fosse stato carente non avremmo potuto riconoscere in Consiglio Comunale del mese di novembre tutti i debiti che sono stati riconosciuti, legati anche a cause milionarie che vanno avanti da una decina d'anni. Per cui, diciamo, il Comune in sede di ricorso qualche carta da giocare ce l'ha, e sicuramente nei prossimi 20 giorni, 20-30 giorni, quelli che ci sono, sicuramente lavoreremo pancia a terra, giocandoci tutte le carte che ci possiamo giocare, e ovviamente mettendo in luce il trend positivo nei conti del Comune, che è restituito dai dati attualizzati alla data odierna e che sicuramente restituisce una situazione in cui il Comune può dimostrare di essere in grado da solo di riprendersi. Perché la differenza tra il riequilibrio e il dissesto è proprio la seguente: nel dissesto si certifica che il Comune da solo non è in grado di farcela e devono intervenire 3 commissari dall'esterno per riportare i conti in bonus. Noi dobbiamo cercare di dimostrare che con il trend che abbiamo, con il lavoro che stiamo svolgendo, con quello che siamo in grado di fare, per quelle che sono le nostre conoscenze, siamo in grado da soli di rimettere in piedi il bilancio del comune. Diciamo che è una sfida, è un'impresa quasi impossibile, ma sicuramente ci proveremo, e qualche carta da giocare ce l'abbiamo in questo mese. Quindi lavorerò alacremente questo mese assieme all'avvocato del comune vorrà designare, per cercare di ribaltare davanti alle sezioni riunite questa sentenza della Corte Conti Puglia. Grazie. Ci sono altre domande, sono a disposizione.
c'è il microfono chiuso. Scusate, ringrazio il dottor Frugis e prima di verificare se ci fossero altre domande, io personalmente ne avrei una, ma vorrei lasciare la parola se ci fosse qualcun altro, ma vorrei prima di tutto esprimere un apprezzamento fortissimo per l'attività svolta dal dirigente Frugis finora e per quello che andrà a fare, perché ho rilevato un importante lavoro che, seppure lui stesso ha detto che dovesse essere portato ovviamente ancora avanti, perché c'è tanto da fare ancora, soprattutto sul tema dei residui attivi e passivi, sicuramente, come si leggeva già nel rendiconto di gestione, è stata data un'importante sgrossatura ed è stato fatto un lavoro fondamentale che ci ha consentito infatti nel rendiconto di gestione di recuperare il terreno in maniera importante, ed è stato fatto tanto recuperando terreno rispetto al passato. Io non so se c'è qualche domanda dei commissari, diversamente farei una domanda che mi preme insomma appurare dal dirigente per quanto possibile. Gabriele, vorrei dire una cosa, chiedere al dirigente, fare una domanda. Lui ha detto, dopo aver dimostrato che in realtà il Comune di Lecce sta lavorando, agendo con quel piano di riequilibrio in 2 anni, è riuscito a riportare soldi nella cassa del Comune. Dall'altro però ha utilizzato un termine, secondo me, troppo iperbolico, quello di dire che il compito del Comune di Lecce è quasi impossibile. Io direi che è possibile, non che è quasi impossibile. Quindi vorrei un pochino riconsiderare quella frase che contrasta con tutto quello che ci ha detto. Provo a rispondere io. Il dottor Frugis ha voluto con realismo e onestà intellettuale non drammatizzare la situazione per come essa è e quindi definirla quasi impossibile, ma sottolineare come questa deliberazione della sezione regionale è molto impegnativa dal punto di vista delle motivazioni che poi dovranno essere prodotte in sede di sezioni riunite. Come avete avuto modo di ascoltare, c'è una diversa interpretazione dell'analisi che giustifica la dichiarazione di dissesto, che, come giustamente è stato ricordato e precisato, non è una scelta ma è una inevitabilità quando essa si determina. D'altra parte ci sono dei differenti approcci. Se la valutazione è di un andamento dinamico delle politiche di bilancio, non potrebbe essere che altrimenti, perché diversamente le manovre di riequilibrio non avrebbero un orizzonte temporale, come in questo caso di 15 anni, quindi devono essere anche misurate nel loro evolversi. Noi siamo confidenti di poter portare argomenti solidi, però sappiamo anche che ci misuriamo con dei giudici che possono avere anche appunti di vista e di osservazione diversi. Se si dovesse giungere a una dichiarazione di dissesto con queste situazioni, oggettivamente si pone un problema di tenuta sistemica nazionale, perché per analogia credo che sarebbe difficile poter considerare non in dissesto comuni che sono anche in condizioni ben peggiori delle nostre. Io tra l'altro vorrei ricordare che noi ci siamo incaricati di assumere la responsabilità di una manovra che non c'era stata sollecitata dagli organi di controllo contabile. E questo secondo me è un ulteriore elemento di cui si deve tener conto. Non abbiamo agito tardivamente rispetto a sollecitazioni che erano state disattese, ma abbiamo intrapreso un'iniziativa che nessuno si era incaricato di considerare inevitabile.
Grazie Sindaco. Io, se possibile, un'ultima considerazione al volo vorrei far fare al dirigente. Una domanda li vorrei porre, se è possibile rispondere, non sono sicuro. Allora, uno dei punti che ha evidenziato il dirigente è, malgrado la destrutturazione di un'imponente massa di residui attivi e passivi, soprattutto passivi, no? Che hanno visto la luce nel rendiconto gestionale 2020, la Corte dei Conti rileva, e l'ha ripetuto il dirigente, che sussistono ancora una quantità di residui attivi e passivi, alcuni dei quali datati ante 2016, di un importo considerevole che possono, diciamo, minare, insomma, la situazione dei conti se non adeguatamente ponderati. Ora chiedo al dirigente, alla luce di quello che ha detto prima sul lavoro fatto e sul fatto che di quello che è stata la nuova modalità, diciamo, gestionale di contabile, se oggi si dovesse fare e si dovrà fare, ma diciamo nel momento in cui si andrà a fare una rivisitazione dei residui attivi e residui passivi, alla luce di quelle che sono le sue conoscenze della situazione, l'eventuale destrutturazione di residui attivi e passivi per quelle masse ingenti che ci sono, ove non più giustificate, sarebbe in una situazione più probabilmente di equilibrio, o è più possibile che ci siano da cancellare più residui passivi che residui attivi? Cioè, c'è una visione di questo o è impossibile a dirsi? Ovviamente è una stima, non può, se ci avesse già il dato sarebbe già fatto. Allora, questa è la verità, che questo è un dato interessante che mi piacerebbe, diciamo, di cui mi piacerebbe disporre con certezza. Però dalla convinzione che mi sono fatto, o almeno dal lavoro che svolgo, vi posso dire che io consento di pagare sui residui passivi 2016 e precedenti solamente se mi presentano una fattura di quegli anni, o comunque una fattura di oggi che mi attesta, che il dirigente, il fornitore mi attestano riferirsi a un impegno di spesa assunto in quegli anni. Allora, vi posso dire che spunta qualche fattura ogni tanto, ma è raro movimentare impegni, diciamo, così vecchi, nel senso che sono impegni che sono stati presi lì, tra l'altro molti dei quali sulla parte corrente del bilancio, perché, diciamo, io posso capire che, diciamo, impegni relativi al titolo secondo per lavori magari in corso che impropriamente si sono tenuti al residuo, ma la spesa corrente ha carattere di immediatezza. Se un fornitore fornisce beni o servizi, chiaramente ne pretende il pagamento subito dopo, e vi posso dire che è veramente raro pagare spesa corrente relativa agli anni 2016 e precedenti. Quindi io ho modo di pensare che la stragrande maggioranza dei residui più passivi, più vecchi, sono vecchi accantonamenti contabili che necessitano di pulizia con un lavoro lungo e laborioso di approfondimento. Si tratta di residui che molto spesso non vengono cancellati perché, ripeto, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse, o perché prudenzialmente si fa il seguente ragionamento: se mi arriva una fattura, come la pago? E allora mi tengo il residuo, non si sa mai, mi arriva la fattura e so come pagare. Ma questo è un ragionamento che andava bene prima, ma adesso oramai con l'armonizzazione contabile non va più bene. Quei residui, una volta per tutte, richiedono un accurato lavoro di pulizia che si deve avere il tempo e le risorse per fare. Per quanto riguarda i residui attivi, ripeto, questo comune ha un problema serio di realizzazione dei residui attivi, però è anche vero che io, almeno da quando ci sono io, sto cercando di legare i residui attivi a, per esempio, nel caso dei tributi, avvisi di accertamento effettivamente notificati. Quindi io mi sento di dire che diciamo, la percentuale di svalutazione di quei residui è pressoché congrua, cioè non mi sento di dire che un FCDE sottostimato, un FCDE di 82 milioni e mezzo su 144 milioni di residui attivi sia un fondo crediti
sottostimato. Io, quello, l'analisi che mi piacerebbe fare nei prossimi giorni, nelle prossime ore, è andare a guardare il fondo crediti e i residui attivi di tanti altri comuni della nostra dimensione demografica, della stessa area territoriale, e sono sicuro che scoprirei che siamo perfettamente nel range. E questo è un dato che vorrei mettere a disposizione anche della Corte dei Conti, sezioni riunite. Quindi io mi sento di dire che la massa passiva del comune, quella reale, è diciamo coperta quasi integralmente dalla massa attiva, e poi è il lavoro che farebbe un organismo straordinario di liquidazione per chiudere il dissesto. Quindi diciamo sarebbe un vero peccato che questo tipo di lavoro sia affidato a un organismo esterno, se è un lavoro che il comune potrebbe effettuare avendone il tempo e le risorse, e ovviamente anche la buona volontà, in autonomia. Grazie, dottor Frugis. Io riterrei che potremmo chiudere qui la commissione. Sono le 11.08, immediatamente a seguire, poi farò in modo che venga trasferita dalla segreteria a tutti i componenti e tutti i consiglieri la decisione della Corte dei Conti, in modo che possano averne contezza. Ringrazio il sindaco, ringrazio il dottor Frugis, e ci vediamo appuntamento per domani con le sedute di commissione. Grazie. Ora termine, grazie a tutti. Ora il termine della seduta, sono le 11.08. Grazie. Arrivederci. A dopo.